Vita mia, io aspettavo a te. Mo corro insieme a te. Ehi Vito, non cantare perché stiamo registrando la seconda parte del terzo capitolo. Ma acciderbolina, potevate avvertirmi prima. Siete dei monelli. Va bene dai, riprendiamo la storia e vediamo che cosa vuole Joe da noi. Speriamo che ci faccia fare qualche altro marachella. Ma quanto ci hai messo? Sono uscito appena riattaccato, che succede? Te le ricordi i bravi ragazzi? Quelli che vedevamo da piccoli? Sì, perché? Dobbiamo parlare proprio con uno di loro. Si chiama R. Tomasino. Mi sa che ha qualcosa di grosso per noi. Dai, davvero? Già, sono finiti i tempi dei lavoretti. Ora ci mettiamo a fare le cose in grande. E eccolo che arriva. Non dire minchiate. Ehi, R, come stai? Ciao, Joe. Questo è il tizio? Sì, questo è Vito, un vecchio amico mio. Piacere di conoscerti, R. Garantisci tu? Senza problemi, R. Gli affiderai la vita. Ok, sentite, ho un lavoro per voi. La paga è alta, mi servono dei buoni per la benzina. Valgono parecchio perché c'è poco petrolio. Dove li troviamo? Nell'ufficio amministrazione prezzi. È un'agenzia governativa federale, non è un po' rischioso? Cosa? Non sei all'altezza? No. Volevo solo capire come si fa. Vedi che non è difficile. Di notte i buoni li tengono in cassaforte, ma le chiavi saranno lì, da qualche parte. Ma tu ce l'hai un contatto là dentro? Sì, c'è uno dei nostri che ha la sorella che lavora là. Ce la dà una mano? Chiediglielo tu. Si chiama Maria Agnello. Ecco l'indirizzo, dille che ti mando io. E se non ci sono le chiavi della cassaforte? È un problema tuo. Quant'è la nostra parte? $600 ogni 10.000 galloni di buoni. Ecco quant'è. Ok, ci stiamo. No. Vito lo farà da solo. Ho un altro lavoro per te, Joe. Allora, che ne dici, Vito? Sì, ci sto. Ehi, non dimenticarti di portare un ferro. Non si sa mai cosa può succedere. Meglio essere previdenti che morti ammazzati, capisci? Non è come rapinare un negozio di alcolici. Quello che voglio è un lavoro pulito. Se qualcosa va storto, la tua parte cala a un terzo. È chiaro? Va bene. Nessun problema. Ok, quando hai fatto, torna qui che ci mettiamo d'accordo. Bene, ci vediamo. Buona fortuna, Vito. Però questo Harry ha una brutta faccia di pisello e non vorrei che ce la stia mettendo in quel posto. Ma vabbè, dobbiamo per forza farla questa missione, altrimenti non possiamo andare avanti nel gioco. Però, prima riportiamo la nostra vita al massimo, perché quei pugni che ci hanno dato nella prima parte ce l'hanno fatta diminuire. E non è bello. Perfetto, questo caffè era proprio quello che ci voleva. Ma speriamo solo che non ci faccia venire la diarrea mentre siamo in missione. Torna quando vuoi. Sì, turno, ma tu tieni il cesso libero. E adesso andiamo a prendere Maria, che ci indicherà la via. Vito, puoi rimetterti a cantare perché questo pezzo lo tagliamo. Come mai? Perché guidi da fare veramente schifo. Ma che Vola, colomba bianca vola. Diglielo tu che tornerò e che mai più la lascerò. Vito, stiamo di nuovo registrando. E che cavolo? Ma perché non avvertite prima? Toc toc, è arrivato l'arrotino. Dai su, apri questa cavolo di porta. Bravissima. E adesso muovi il culo, che non abbiamo molto tempo. Ho paura che il caffè stia già facendo effetto, perché mi sento la pancia tutta strana. Accidenti, mi sa che non riusciremo ad arrivare alla fine del video, sto già sudando freddo. Mamma mia che brividi. Minchia, mi sa che l'abbiamo fatta grossa. Questa volta ho bucato persino i pantaloni. Acciderbolina, che potenza di fuoco che ha il nostro deretano. Mi sa che lo dobbiamo registrare come arma di distruzione di massa. Ok, andiamo. E vedi di andare piano, hai capito? Ho visto come guidate al giorno d'oggi voi giovani. Ma che rompicoglioni. Allora, di notte il posto è chiuso per bene. Quindi ti toccherà entrare dal retro. Perché di notte è aperto sul retro? No, ma la finestra della cantina di solito rimane aperta, puoi passare di là. Cerchi la cassaforte, vero? Sì, come fai a saperlo? Ho tirato a indovinare. Sì, certo. È all'ultimo piano, come l'ufficio del direttore. È lì che sono le chiavi. Ok, quindi passo dalla finestra sul retro e poi salgo fino all'ufficio del direttore, giusto? Giusto. E stai attento che di notte ci sono le guardie, non farti vedere. E regia, questa mi sta leggermente sulle palle. Le posso sparare solo un pochettino? No, Vito, è pur sempre una signora. Ma è per questo che t'ho detto un pochettino. Le faccio giusto un buchino nella testa, niente di più, niente di meno. Guarda, faccio anche giuringiurello. No, Vito, non insistere, altrimenti niente mafia 3. Allora per favore taglia questa scena e fammi arrivare subito all'agenzia governativa. Va bene.
È giunta mezzanotte. Si spengono i rumori. Si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Ma che fai, canti? Stiamo registrando. Ma acciderbolina, ma perché non lo dici prima? Sei una monella monella, proprio come diceva una volta quello che amava le donne. Chi era questo signore? Poi te lo dico. Adesso però devo sbrigarmi, perché quel caffè sta facendo effetto. Devi resistere, Vito. Dai su che ce la puoi fare. Ma guardate che agilità. Anche con le mutande, che pesano 2 kg, riusciamo lo stesso a scavalcare questo cancello. Siamo terribili. Ed ecco la finestrella sul retro. Quella gentile signora aveva proprio ragione. La lasciano sempre aperta. Ma che coglioni. E siamo dentro. Quasi quasi una cagata la farei. No, Vito, non c'è tempo. Dobbiamo subito trovare la cassaforte. Tranquilla, ormai è già tutta nelle mutande da diversi minuti. Più tardi te le cambi. Accidenti, sento qualcuno. Già, ci credo quando lo vedo. Ora stai zitto mentre finisco il cruciverba. Stai molto attento, non ti fare vedere. Ah, che palle. Andrò a fare il giro. E che liberazione. Vito, ricordati che la cassaforte e le chiavi si trovano al piano superiore. Sì, lo so, ma il problema è come si arriva a questo piano superiore. Perché non trovo le scale. Acciderbolina, c'è una guardia laggiù. E bidibibobibibu, ecco le scale che mi portano su. Regia, ho trovato le scale e adesso mi accingo a salirle. Dai, Vito, che ci sei quasi. Accidenti, c'è una guardia. Presto, torna subito giù. Che mi venga un coccolone, stavolta c'è mancato poco. Che brivido. Però questa guardia la dobbiamo sistemare per forza. Potrebbe darci delle noie. Ed ecco qui la nostra guardia con l'uccello in mano. Adesso ci avviciniamo senza far rumore e gli facciamo prendere un coccolone. Perfetto, e mi sa che si è pisciato nei pantaloni. Bello schifo. Adesso cerchiamo l'ufficio del direttore. Ma che fortuna, l'abbiamo subito trovato. Ecco l'ufficio del direttore. La chiave dovrebbe essere qui. Ottimo lavoro, Vito. Trova la chiave, dai su, chi aspetti? E cos'è tutta questa fretta? Come mai sei così ansiosa di trovare la chiave? Non ho mai aperto una cassaforte e sono emozionata. Dai, Vito, trova la chiave. Sì, ma non ti emozionare troppo. Bene, ecco la chiave. Ora devo arrivare alla cassaforte. Regia, ho finalmente la chiave. Bene, Vito. Allora passiamo subito alla scena con la cassaforte. Sto aprendo la porta. Ok, sono dentro. Dai, muoviti, accidenti. Ehi, un attimo, questa serratura la devo forzare. Mamma mia, come sei agitata. Dai su, Vito, apri questa cassaforte. Ma che cavolo di voce è questa? Quando sono emozionata parlo sempre così. Non ci posso fare niente. Voglio vedere la cassaforte aperta. Aprila, Vito. Dai, aprila tutta. Tutta tutta. Cavolo, quella spia rossa non mi dice niente di buono. Aprila lo stesso. Non scatta nessun allarme. Non fare il cagone. E aprila tutta. Tutta tutta. Ecco fatto, l'ho aperta, adesso prendiamo quello che ci serve e andiamocene via. Così finalmente facciamo tanti big money. Evviva evviva. Accidenti, Vito, hai fatto scattare l'allarme. Ma che te possi non ammazzate? Andiamo! E mi sa che ci stanno riuscendo. E mi sa che sei nella merda. Adesso stanno arrivando anche altri sbirri. Non mollare, Vito. Polizia di Empire City. Ma andate a cagare. Abbiamo solo aperto una cassaforte in un'agenzia governativa senza avere un'autorizzazione. Non mi pare sia il caso di fare tutto questo baccano. Attento, stanno salendo altri poliziotti e sembrano decisi a farti il culetto. Ok, li ho visti, ma non avranno il mio culetto. Dai, facciamo in fretta, sto per andare in pausa. E chi se ne frega della pausa, tu il mio culetto non lo avrai di certo. Dai su, esci la testa. Ed ecco fatto, ora ti ho dato la pausa, ma quella è eterna. Continua così e non arriverai nemmeno in tribunale. E infatti noi in tribunale mica ci vogliamo andare. Fermo così, perfetto. Vito, non abbassare la guardia perché ne stanno arrivando ancora, e sempre più incazzati. Ma quanti sbirri ci sono? Accidenti, per poco questo non mi faceva il culetto. Ma ancora non hanno capito che il nostro culetto non lo avranno mai. Neanche se ce lo chiedono con gentilezza. Ehi, ma avete visto questo? Correva come se non vedesse l'ora di prendersi un buco in faccia. Ma che minchione. Accidenti, Vito, stai attento. Sta tranquilla. L'abbiamo sistemato. Ne sta arrivando ancora un altro. Assurdo, tra un po' ci mandano anche John Wayne, con la cavalleria. E tutto questo per una piccola marachella, la solita americanata. Devono sempre esagerare. Bel lavoro, Vito, ma non hai ancora finito, perciò passiamo subito alla scena successiva.
Beh, allora com'è andata? Non è andata come volevamo. Avevamo un accordo. Ricordi? Se qualcosa andava storto, prendevi un terzo dei soldi. Vediamo cosa abbiamo qui. Assurdo, ci dà anche un terzo dei soldi. Merda. Appunto. Qualcosa non va? Puoi scommetterci il culo che c'è qualcosa che non va. I buoni che hai preso hanno una data di scadenza. Ed è domani. E che vuol dire esattamente? Vuol dire che non servono a un cazzo. Aspetta. Se riesci a farli avere ai benzinai entro mezzanotte, li videmeranno e potrai riscattarli. Ti conviene portarli a ogni distributore della città. Devono essere incassati entro mezzanotte o siamo fottuti. Se non li vendi in tempo, aspetta un attimo, non era questo l'accordo? Non hai parlato di date di scadenza? E che ci vuoi fare? Siamo gli allati. Senti, se ce la fai non me ne dimenticherò, credimi. Ora datti una mossa, prima te ne liberi e più soldi ti becchi. Ma che palle, ma quando li sgancia questo i soldi, ora ci tocca fare pure lo straordinario. Dobbiamo fare tutto velocemente. Bisogna consegnare questi buoni prima che scada il tempo. Esatto, Vito. Dovrai guidare come se avessi una Ferrari sotto il culo e consegnare i buoni prima che finisca il tempo in alto a destra, altrimenti non guadagnerai neanche un centesimo. E ci mancherebbe solo questo. Dopo tutto quello che abbiamo combinato, sarebbe assurdo non guadagnarci nulla. Altro che carriera da cattivone, questa diventerebbe una carriera da minchione. Ok, siamo arrivati, adesso consegniamo subito questi buoni. Bella notte, eh? Ehi, interessano buoni della benzina? Certo. Basta che la cosa rimanga tra noi, va bene? Nessun problema. Anche tu tieni la cosa per te. Certo. A me sta bene. E sta bene anche a noi. Buona giornata! Vito, devo darti una brutta notizia. No dai, cos'altro c'è adesso? Stai finendo la benzina? La spia sta lampeggiando giù in basso, quindi non sappiamo se riuscirai a finire la missione. Ma cos'è uno scherzo? Acciderbolina, ma che bella giornata di merda. No, cioè stiamo andando in tutti i rifornimenti della città e non possiamo fare neanche benzina perché dobbiamo consegnare i buoni entro mezzanotte. Assurdo. Vito, visto che devi correre e tu sei negato per la guida, prima che tu mi faccia vomitare ci vediamo all'ultimo rifornimento. Buona fortuna. Ma dai, non c'è bisogno di tagliare questo pezzo. Ma sei proprio sicuro? E allora guarda che combinerai tra poco. Sono proprio curioso, ok? Non lo sono più. Ci vediamo all'ultimo distributore, se sopravviveremo. E sembra che ce l'abbiamo fatta. Questo è l'ultimo distributore. Ehi, possono interessare dei buoni benzina in eccedenza? Certo. Dove li hai presi? A pensarci bene preferisco non saperlo. Sei furbo. Va bene, sgancia il grano. Sì, va bene. Spera che non finisca nei guai per questo. Non preoccuparti. Tieni solo la bocca chiusa. Bene, questo era l'ultimo. Almeno adesso ho del contante. Dovrei tornare da giù. E regia, mi sa che abbiamo finito. Sì, Vito, questo capitolo finisce qui. Perfetto, allora ci vediamo al prossimo capitolo. E gioia mia, pisce piano.